Roberta Anau, Asini Oche e Rabbini, edizioni EO, fine 2011. È una narrazione della memoria tra il racconto lungo, il romanzo e il memoriale. Roberta Anau è nata e si è formata nella piccola comunità di Ferrara e si è laureata in lettere a Torino e dopo molti anni di insegnamento ha aperto un sito che è anche della memoria, è forestale, è agricolo, è una vecchia miniera del ferro non lontano da Ivrea. E proprio con il nome della miniera ha aperto un agriturismo e si occupa quindi oltre che di scrittura di cucina. Tra l'altro con Elena Löwenthal ha scritto un libro dal titolo proprio Cucina Ebraica, edito da Fabri Editore nel 2000. È una famiglia che sfollando nel Piemontese è riuscita a sfuggire alla mostruosità della Shoah. Ed è forse anche questo che le permette di tenere un livello di narrazione che è anche satirico. C'è una certa ilarità e una leggerezza che è impensabile in chi non è sfuggito alla morsa della Shoah. Non è un appunto né positivo né negativo, per dir così è tecnico. Questa ilarità c'è anche nell'uso degli acrostici poetici che permettono a termine di quasi ciascun capitolo di concludere con una poesia filastrocca con piccole perle della saggezza di Roberta Anau e della sua famiglia. Nella introduzione Lia Levi dice appunto che ci sono tanti modi di raccontare il Novecento e ci sono tanti modi di raccontare l'ebraismo italiano. Qui è un modo sarebbe da indagare in un tempo che è più importante, diciamo, di quello di un breve video intorno al libro. Ovvero c'è anche una questione della serie. La serie che sta già nel titolo, Asini, Oche e Rabbini, e di come questa serie è scritta, no? Le serie solitamente sono serie omogenee, qui ovviamente nessuno tende a fare una serie omogenea, no? Mettendo assieme Asini Oche e Rabbini, che sia per quello che l'esergo è a chi c'è e a chi non c'è più, ma che nessuno si offenda, ma questo forse è rispetto alla narrazione della vita dei genitori, dei nonni e della famiglia allargata. Eppure questa serie c'è nei ritrovamenti, nelle fotografie, nei documenti, nei libri, negli oggetti della vecchia casa, ma anche negli oggetti che trova nella miniera, nelle macchine, negli strumenti che ancora oggi è possibile vedere in parte alla miniera. E anche tra i registri di scrittura presente il dizionario, il glossario, no, forse qui c'è l'insegnamento, gli anni di insegnamento dell'autrice. Perché
c'è il dizionario proprio della giusta dizione, della narrazione che giunge alla sua cifra, ed è nei titoli dei capitoli. E poi quelle che sono le parole ebraiche formano un glossario al termine del libro. Poi è scritto un dizionarietto a sangue misto. Ma c'è anche questa presenza della componente dialettale dell'infanzia e poi dell'altra infanzia sfollata in Piemonte. E qui ci sono questi termini che sono appunto una trasformazione, sono termini dialettali che sono una trasformazione del francese, sono di origine francese. E quindi un libro anche, oltre che sulla famiglia, un libro di cucina, un libro di linguistica. Rare sono i libri, no, che affrontino, si dovrebbe dire in modo laico, la questione dell'ebraismo in Italia. Una ragione in più di questa singolare serie, che è quella del titolo appunto, Asine, Occhie e Rabbini, che di certo non se ne devono avere a male da parte di Roberta Nau. Per quanto riguarda la narrazione, a ciascuno di trovare nell'immensità di questa fiaba di famiglia e di nazione, di trovare i suoi spunti di interesse, sono moltissimi. Ora concludo proprio con una di queste serie, no? Dice i tiret, i cassetti rigurgitano di armamentari misteriosi, forbine per frittelle, barchette per pastine, grattugi, tagliatrifole, fruste, passaverdura, imbuti, macinacarne, taglieri, mezzelune, palette, coltellacci, mannaie, schiaccia aglio, affetta uova e affetta pomidoro, decapita uova, togli scagli ai pesci, pela patate, togli torsolo, filtra aceto, apri scatole sempre più complesse, spatole per il gelato, formine per biscotti e cialde e così via. In ferro, ghisa, rame, alluminio, acciaio, smalto, vetro, marmo, legno, corno. Tutti questi oggetti ora li possiedo io. Schiacciaglio, affetta e decapita uovo ancora in uso. Non potrei farne a meno, mentre il tagliatrifole resta appeso, in bella vista. L'oleozzante fungo ipogeo è di nuovo il frutto proibito. E in questa densità di immagini, no? Decapita uovo, il tagliatrifole e quant'altro, e anche il nuovo frutto proibito. Lasciamo aperta la pista a ciascun lettore. Roberta Nau, Asini, Occhie e Rabbini, Edizioni EO.